La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Francesco Pannofino. Demetrios Tsafendas, l'assassino. Sai qual è la differenza tra un nevrotico e uno psicotico? Un nevrotico costruisce castelli in aria. Uno psicotico ci vive. Hank Van Burden. Città del Capo, 6 settembre del 1966. Sono le 7 del mattino, ma il caldo umido della primavera sudafricana riempie l'aria attorno al Palazzo del Parlamento. Un uomo sale frettolosamente le scale che conducono all'imponente portone. Una guardia lo chiama con tono amichevole. Demetrios, già al lavoro? Sei in anticipo di un'ora. Sì, è vero. Oggi c'è Fairbird. È un giorno importante. Non sei l'unico, amico. Guarda là. C'è una piccola folla che aspetta il primo ministro. Passando non se n'era neppure accorto, perso com'era nei suoi pensieri. Nota invece un gruppo di ragazzini che ascoltano con attenzione le parole di una donna, forse la maestra. Sono tutti bianchi. La distrazione dura un attimo. Quello che succede nella sua mente è più importante. Oltrepassa l'ingresso e si avvia verso la portineria, il suo posto di lavoro. Non riesce a sedersi. Una fitta improvvisa gli attanaglia lo stomaco. D'istinto, si preme il ventre con una mano. Poi accende la radio. Alle 2 del pomeriggio di oggi, Hendrik Fairbird parlerà in Parlamento. Dal primo ministro, che dal 48 ha dato il via all'apartheid, ci si aspettano grandi rivelazioni. Nei giorni scorsi, Fairbird ha incontrato Lieboa Jonathan, leader dei Basutoland. A più tardi, i primi aggiornamenti. Un sopracciglio si inarca, conferendo un'espressione grave al volto di quell'omone grosso. I suoi occhi piccoli, scuri e cerchiati da profonde borse, per un istante luccicano. Ci sarà anche la radio. Chiude in fretta il giornale ed esce. Non manca molto all'inizio del turno, ma sa che nessuno si accorgerà della sua assenza. Il centro non dista che pochi minuti a piedi. Attraversando il viale assolato, si dirige verso il negozio di caccia e pesca della strada principale. Lo riconosce dall'insegna rosa al neon, con quella luce artificiale che gli provoca prurito agli occhi. Vorrei un coltello, quello lì. Avvoltolata l'arma in una busta, ritorna a passo spedito verso il Parlamento. In 5 minuti è di nuovo al suo posto. Chiude a chiave il coltello nell'armadietto, mentre assicura il fodero alla cinta. In quel momento, un superiore gli compare alle spalle. Demetrios, devi servire il tè nella sala dei giornalisti. Vado subito, signore. Mentre cammina, inizia a sentire una voce, quella voce dal ventre dolorante. Gli è familiare, ma ogni volta non può fare a meno di ripensare a come quell'incubo era iniziato molti anni prima e ai suoi genitori che lo spaventavano coi loro discorsi. Il medico ha ordinato di somministrargli uno sciroppo tutti i giorni, finché non avrà espulso l'intruso. Che intruso? Un verme. Ha detto che nella sua pancia c'è un verme. Sono già le 2:10 del pomeriggio. Il primo ministro Hendrik Fairbird fa il suo ingresso in Parlamento. Accanto il segretario e una guardia del corpo. Ci sono almeno 400 persone che nel vederlo si aprono in due ali per lasciarlo passare. Demetrios, appiattito in un angolo, traffica nella giacca. Ci siamo. F-
Ferverd e i suoi si incamminano verso l'aula delle assemblee, dove i deputati lo attendono. Demetrios li segue a breve distanza inosservato. Poi si rannicchia in un punto che aveva già adocchiato. Da qui non mi perderò una mossa. Sembra più rilassato adesso. Raddrizza la schiena e distinto si tocca i capelli. Seppur briciolati, sono ancora una massa di ricci crespi come un tempo, quando era giovane. Il suo nome è Demetrios Tsafendas, o Mimis, come tutti lo conoscevano da allora. Fin da ragazzino c'era stato in lui qualcosa che non convinceva gli amichetti della comunità greca del Sudafrica. I suoi capelli, appunto, sembravano quelli di un nero. Mimis sapeva di avere i genitori bianchi. Cosa c'era dunque di così strano in lui? Si arrovellava sul mistero della sua origine. Gli stavano forse nascondendo qualcosa? Presto lo avrebbe scoperto. Tua madre, la tua vera madre, era una negra, ragazzo. Fu la vicina di casa a rivelarglielo. Era arrabbiata con lui e volle fargli un dispetto. Intanto però gli aveva detto la verità. Hai capito bene, Mimis. Una negra. Quella parola risuona ancora nella testa di Demetrios, mentre nell'aula del Parlamento inizia a levarsi un leggero brusio. Oggi farò qualcosa per i miei fratelli. Sguaina il coltello, nascondendosi con i lembi della giacca. Sente che è l'atto culminante di una vita passata a nascondersi, come da ragazzo, quando sgattaiolava in cucina di notte, credendo che i genitori non potessero vederlo. Mimis, intorno ai 13 anni, era famelico. Divorava tutto ciò che gli capitava sotto gli occhi e passava gran parte delle ore notturne in cucina. La matrigna non se ne dava pace. Ho sorpreso un'altra volta tuo figlio a mangiare le provviste. Ma è strano questo appetito. Non vedi com'è magro? Quasi scheletrico. Era stato allora che il medico gli aveva diagnosticato il verme solitario, il parassita che avrebbe abitato i suoi incubi e la sua mente per molti anni a venire. Maledetto, non ti muovere! Mentre si preme sul ventre nella perenne lotta con l'intruso, si accorge che il primo ministro ha già iniziato a parlare. Abbiamo soppresso i quartieri misti, abbiamo tagliato l'immigrazione, ufficializzato leggi che hanno sancito la superiorità della nostra razza. Il fine ultimo della nostra condotta politica è sempre stato quello di porre un confine invalicabile tra i bianchi e i negri. Nel sentirlo pronunciare quella parola, con quel disprezzo, Demetrios non riesce più a trattenersi. La sua mole è scossa da un fremito e teme che quell'agitazione non passi inosservata. Qualcuno, in effetti, vedendo quell'omone sudato, si chiede da dove venga. Ferverd, intanto, chiama una pausa. È il momento giusto, pensa Demetrios. Non mi resta che avvicinarmi a lui. Con molta calma. Così, devo sorridergli. È giunto il tempo di fare qualcosa per i miei fratelli. La decisione di fare qualcosa per la sua gente, Demetrios l'aveva presa dopo un lungo peregrinare per mari e paesi stranieri. La maggior parte della sua vita adulta, infatti, l'aveva trascorsa sulle navi, ma non come un marinaio qualsiasi. Spesso si faceva cogliere con documenti fuori regola e veniva arrestato. Ai compagni di cella amava raccontare le sue gesta. Dovreste vedere i mari del nord, montagne di pietra e ghiaccio.
oltrepassato anche Stromboli, il vulcano in attività, e Creta, un'isola molto antica, in rovina. Sono affascinato dalla tecnologia dei turchi. Fanno ponti che durano una vita, ma la velocità della vita negli Stati Uniti è incredibile. E il rumore! Di ritorno da quei viaggi e da quelle soste in galera, aveva trovato un paese diverso. La segregazione razziale era ormai legge, istituzionalizzata, grazie al primo ministro Hendrik Fürwerth. Se il termine segregazione significa qualcosa, noi bianchi per necessità dobbiamo tenerci fuori dalle aree destinate ai negri, proprio come noi vogliamo tenere lontani i negri dalle aree dei bianchi. La posizione inequivocabile del Senato è che il Sudafrica è un paese dell'uomo bianco e il bianco deve qui rimanere come padrone. A Demetrios tutto questo non è mai piaciuto. D'accordo che il colore della sua pelle risulta bianco, ma lui in realtà è meticcio. Questo e la sua condizione di escluso e rifiutato lo fa sentire molto più simile ai suoi fratelli neri che non ai padroni bianchi. Non voglio essere bianco. Io non lo sono. Si era recato all'anagrafe. Voglio che sui miei documenti ci sia scritto nero. Ma scusi, ma chi glielo fa fare? Non le conviene. Amico, non manca molto al cambiamento finale. Lunga vita agli Stati Uniti del Mozambico! Il funzionario l'aveva guardato come si guarda un pazzo e liquidato con un laconico «le farò sapere». Demetrios, infervorato, si era recato in una birreria a predicare. Guardatemi! Ormai più che un uomo sembra un ippopotamo! Ma date retta a me, io so cosa succederà. Tra non molto sarà tutto terminato e questa terra diventerà la nostra patria. La nostra bandiera sarà blu, con un arcobaleno, gli Stati Uniti del Mozambico. Forse sì, era un folle, o forse un terrorista. In giro, infatti, se ne diceva di tutto di quell'uomo grasso con la barba lunga e l'aria da santone. Fu proprio giocando sull'equivocità delle sue origini che Demetrios aveva avuto il permesso di accedere ad un luogo negato alle persone di colore, il Parlamento. L'idea gliel'aveva data un conoscente. Ma invece di stare in giro a far niente, con tutte le lingue che conosci, ma perché non cerchi lavoro? So che per l'estate assumono usceri, saresti perfetto. Tagliatosi barba e capelli, Demetrios aveva comprato un vestito nuovo e si era presentato al colloquio. Sul suo passaporto c'era ancora scritto bianco e fu preso. Ecco come è giunto a servire il tè ai giornalisti in Parlamento quel 6 settembre del 1966. Ecco come, da poco passate le due di quello stesso pomeriggio, si trova senza problemi a pochi passi da Hendrik Fürwerth. Gli occhi seri del primo ministro si incrociano con i suoi. C'è una strana luce in quello sguardo. Prima di rivolgergli la parola, Fürwerth ha un'esitazione, forse un presentimento. Senta, crede che potrei avere un caffè? Una frenesia irrefrenabile assale Demetrios. E consigliato dalla voce del suo personale serpente, sfila il coltello e lo pugnala. Le folte sopracciglia si inarcano per la tensione. Il corpo di Fürwerth ha un sussulto. Il meticcio lo colpisce di nuovo. La lama affonda nel petto fino al manico. Solo allora le guardie del corpo si accorgono di lui. Ma è tardi.
Oggi, durante la seduta in Parlamento, il ministro Hendrik Fervert è stato assassinato. Si presume che si sia trattato di un attentato politico, ma è ancora sconosciuto il nome dell'aggressore. Mentre l'autopsia rivela che l'uomo politico è morto quasi all'istante, Demetrios Tsafendas viene sottoposto ad interrogatorio. È il primario di psichiatria dell'ospedale a rivolgergli alcune domande. Perché ha ucciso il primo ministro? Perché non sono d'accordo con quello che dice, che diceva. Sul referto il medico sta per scrivere indotto da intenti politici quando Demetrios scoppia in un pianto a dirotto. Perché fa così? È pentito del suo gesto? No, non lo so. Io sono doppio, sono diviso. Ne ho mai parlato del Pireo? Mia nonna era egiziana, sa? No, mi parli della sua vita. Come un fiume in piena, inizia a raccontare di suo padre, della sua vita di ramingo e delle sue donne. Un aspetto quest'ultimo che colpisce lo psichiatra. Perché non si è mai sposato? Io volevo, ma loro me l'hanno impedito. Lei non aveva la carta d'identità giusta. Tutta colpa di Fervert. Mi ha fatto sentire straniero nel mio paese. Lui è il nemico. Ma si spieghi meglio, se la sente. Demetrios gli risponde con una domanda che non c'entra nulla. Cosa hanno detto alla radio? Che il primo ministro è stato accoltellato a morte. Sì, sì. Allora hanno detto del coltello? È contento di quello che ha fatto. Che cosa si sente? Sta male? No, no. Io alle volte vedo delle cose, delle bestioline pelose che guizzano davanti ai miei occhi e poi ho un serpente. Proprio qui dentro. Ah, capisco, deve essere terribile. Mi dica, che cosa ha provato nell'uccidere? Niente, ero vuoto. I suoi occhi sono quelli sgranati di un bambino. Dichiarato schizofrenico e non processabile perché non si può processare un cane, Demetrios Tsafendas viene però condotto in carcere. Dovrà attendere molti anni prima di essere trasferito in una clinica psichiatrica. Ci sono 36 gradi di umidità nell'aria che avvolge l'edificio che si staglia sull'orizzonte. È imponente, circondato da due recinti di filo spinato e sorvegliato da molte guardie. Demetrios è alloggiato nel reparto 12B, che più che l'ala di un ospedale psichiatrico sembra una baracca assemblata con tante stanzette buie. Di pranzo, affacciatevi alla finestrella, giù dal letto! L'infermiera spinge un carrello da cui si sprigiona l'odore del cibo, che non contrasta affatto con quello nauseabondo di cui è intrisa l'aria nelle camere. Demetrios, solitamente, se ne sta seduto col capo inclinato a guardare qualcosa. Che cosa? Non si sa. Ehi, fatti bello, che oggi hai visite. Lui non risponde. Afferra il vassoio del pranzo e comincia a mangiare. Poco più tardi, però, si accorge che l'infermiera aveva ragione. Eccolo, è lui. Demetrios, tirati su. Buongiorno, sono Hank Van Verden. È uno scrittore e da una vita raccoglie materiale su Demetrios. Vuole intervistarlo per poter concludere il libro sulla sua vita, la vita di colui che tutti in Sudafrica conoscono come l'assassino.
L'uomo che ha davanti sul letto indossa una maglietta azzurra che lascia scoperto il ventre pingue e un paio di pantaloni della tuta acetati di colore verde. È lui che prende la parola con lo scrittore. Si dice che è tutta colpa dell'ambiente, sai? Fa ciò che vuole delle persone. Già. No, scusa, me la passi? Indica una bottiglietta di vetro di Coca-Cola. Van Verden, disorientato, gliela porge. Demetrios intanto si schiarisce la voce. Ha capito che deve parlare, raccontare. Da quando è lì, tutti vogliono sapere qualcosa di lui, della sua vita, del suo verme. Qui in Africa c'è un sacco di tempo per pensare. È una cosa che nel resto del mondo non c'è. E io lo so, perché ho viaggiato dappertutto. E se non mi credi, posso raccontarti. Ho una gran memoria, sai. Van Verden sa che il suo interlocutore è quasi del tutto sordo ormai. Ma non c'è bisogno di domandargli nulla per farlo parlare. Sembra un registratore avviato. Avevamo una casa grandissima. Io ci vivevo con la mia famiglia. Anche se non era proprio la mia famiglia, visto che mia madre non era mia madre. Mio padre, però, faceva il caffè alla turca. Ma tutte le cose importanti in Sudafrica le hanno fatte i greci. Oh, te l'ho già detto che mio padre era greco? Lo scrittore registra tutto quello che Demetrios dice. I miei genitori erano molto, molto severi. Sai che cosa è capitato quando mi hanno visto con mia sorella? No, che cosa? Non capisco. Cosa hai detto? Mi parli di sua sorella, capito? Ah, aveva 3 anni meno di me. Io ero il suo idolo. Si chiamava Evangelina, ma per Demetrios era Beppi Boop, la bambolina col tubino nero dei cartoni animati. Era la figlia di suo padre e della sua matrigna e a lui piaceva moltissimo, perché stava sempre ad ascoltarlo. Le poteva raccontare tutto quello che sapeva o che inventava. Vedi questo casco di banane? Ognuna si chiama Dito di Dama. Lei non sempre capiva ciò che le diceva, ma il tono della voce era sufficiente ad incantarla. Una sera, il padre era entrato all'improvviso nella sua camera. Sul letto, Betty Boop e Demetrios erano stesi l'uno accanto all'altra, nudi. Il ragazzo era stato picchiato fino a farlo svenire. Da quel momento mi cacciarono di casa. Non capisco perché. Van Verden è affascinato e spaventato dalla mente sconnessa di Demetrios. In alcuni momenti ha l'impressione che i suoi discorsi siano sconclusionati apposta. Alla mia madre naturale gli orientali non piacevano. Per niente, sai? Sarei dovuto rimanere alla missione. È stato un grosso sbaglio. Ho imparato la lingua nera. Poi mi hanno mandato a un collegio portoghese nel Transvaal, una scuola cattolica. Lì ho avuto dei problemi a causa dell'Afrikaans, ma ho tenuto duro, non avevo scelta. L'ombra di compiacimento dipinta sul volto che accompagna i suoi racconti si spegne all'improvviso in una smorfia di dolore. No, è lui, è di nuovo lui. Lui chi? Il serpente che vive nella mia pancia. Vuoi vederlo? Lo scrittore è atterrito. Demetrios se ne accorge. Lascia perdere, ormai è parte di me. Demetrios Tsafendas è rimasto chiuso in manicomio fino alla morte, che è avvenuta all'età di 81 anni. I pochi amici marinai che lo ricordano hanno preparato una targa da applicare sul feretro, con scritto accanto al suo nome: profugo, marinaio, cristiano, comunista, combattente per la libertà, prigioniero politico, eroe. Non c'è niente che segnali il luogo in cui Mimis è stato sepolto.
nessuna lapide, né un qualsiasi altro segno identificativo. La tomba è semplicemente scomparsa tra i mucchietti di terra e le pietre, ricoperta dai ciuffi d'erba che crescono disordinati nelle immediate vicinanze. Hank Van Verden. Buon pomeriggio a tutti da Antonella Ferrere, ben ritrovati alla Storia in Giallo. A parlarci di Demetrios Afendas è oggi Pietro Veronese. Pietro Veronese, inviato speciale di Repubblica, grande esperto di Africa, autore fra l'altro del libro Africa Reportage, ha scritto un articolo su Demetrios Tsafendas e sull'unica biografia che lo riguarda. Veronese, come mai, secondo lei, l'uomo che ha ucciso colui che ha istituito l'apartheid non compare nemmeno nei libri di storia? Ma quel nome è rimasto nascosto perché così faceva comodo a tutti. Finché c'è stato l'apartheid in Sudafrica, faceva molto comodo agli eredi dell'uomo, agli eredi politici dell'uomo che Tsafendas aveva ucciso, considerare quel fatto come un fatto di pura follia e quindi passare sotto silenzio il nome di questo povero disgraziato, di questo povero infelice che aveva commesso il delitto. Successivamente, quando il Sudafrica è diventata una democrazia, c'è stata molta paura da parte dei nuovi governanti del Sudafrica democratico che Tsafendas diventasse una bandiera, un modello. Siccome aveva pur sempre ucciso, era responsabile di un orrendo delitto, ancora una volta si è preferito nascondere il suo nome, e tanto più che lui era ancora vivo, è morto pochi anni fa, è morto circa 6 anni dopo che il Sudafrica era diventata una democrazia, ciò nonostante appunto il suo nome è rimasto nascosto. Quindi è stato un concorso di circostanze politiche che sia prima che dopo hanno fatto sì che il suo nome rimanesse ignorato ai più. E a questo proposito ho proprio letto nella biografia su Tsafendas che Nelson Mandela, dopo l'attentato, avrebbe così commentato l'omicidio, avrebbe detto: è stato un oscuro messo parlamentare bianco, ecco, una frase anche che fa quasi pensare a una forma di razzismo al contrario, insomma. Sì, questo appunto ancora una volta è il segno che gli avversari politici dell'uomo che era stato ucciso, cioè di Hendrik Verwoerd, non hanno mai voluto lasciar pensare che avessero approvato quel delitto, quindi ne hanno preso subito le distanze sia dal fatto sia dalla persona che ne aveva commesso. Il personaggio comunque fa pensare che non abbia agito solo per scopi politici e ideologici, ma che abbia influito anche in un qualche modo la schizofrenia nella spinta a compiere quell'omicidio, lei non crede? Beh, noi disponiamo come unica fonte su questa vicenda, unica fonte compiuta, del libro che lei ha citato prima, un libro appassionante perché sicuramente ci dipinge Demetrios Tsafendas come uno squilibrato, come un uomo malato di mente, profondamente sofferente, quindi sicuramente il delitto trae origine da questa follia, ma al tempo stesso questa follia ha una sua storia, ha un suo perché. E questo è il fascino del libro, che ci racconta la storia di questa persona e come tutto congiurasse nell'Africa, nel Sudafrica e nel Mozambico. Lui era in realtà nato in Mozambico, paese che confina col Sudafrica, dei decenni del secolo scorso, tutto congiurasse per turbare la mente di un uomo come lui, per un uomo con la sua storia. Quindi sicuramente il delitto è frutto della follia, ma la follia di Tsafendas è anche in buona misura frutto della storia dell'Africa australe del XX secolo. Questo è il fascino del libro. Veniamo all'antagonista, al ministro Verwoerd. Chi era rispetto al suo assassino? Come ci dice il libro, i due uomini avevano qualcosa in comune, perché erano tutti e due degli oriundi, persone che venivano da altrove. Verwoerd era nato in Olanda, era figlio di olandesi che poi si erano trasferiti in Sudafrica. La lingua degli Afrikaner è una lingua molto simile all'olandese, e poi la storia degli Afrikaner sudafricani appunto ha le proprie radici in Olanda. È una popolazione di origine olandese, e quindi questa immigrazione c'è stata ancora a
a lungo nel corso del XX secolo, in particolare per tutto quel lungo periodo in cui gli Afrikaner erano al potere, e quindi c'era un contesto interessante, positivo, attraente per un olandese di scarsi mezzi magari, per andare a tentare di far fortuna in Olanda. Quindi Verwoerde era nato in Olanda, trasferito molto piccolo al seguito dei suoi genitori, e aveva poi fatto una brillante carriera sia nella chiesa riformata olandese, che è la chiesa dei protestanti degli Afrikaner sudafricani, che poi in politica fino a diventare il primo ministro. Da parte sua Zafenda si era nato invece in Mozambico, anche lui figlio di emigrati, perché suo papà era appunto un levantino, un greco, che si era trasferito da quelle parti e aveva avuto questo figlio con una africana, con una donna Swazi, e poi, come il libro racconta, decise comunque di riconoscerlo e poi ebbe però un secondo matrimonio, quindi con una, cioè anzi un primo matrimonio, una seconda compagna che sposò, che era anche lei greca, e che non ha mai accettato il figlio, diciamo, di primo letto di suo marito. Ecco, lì cominciano le sventure di Demetrios. L'omicidio del primo ministro comunque avvenne anche grazie alle falle del sistema di sicurezza. Sicuramente, questo è uno dei paradossi straordinari di questa vicenda, perché, come il libro ci racconta, faccio sempre riferimento al testo perché quella, come dico, è l'unica fonte, e io fino adesso, pur avendo seguito per tanti anni le vicende sudafricane, nulla sapevo di questa storia. Il libro ci racconta che Demetrios era un oppositore della parte, ed essendo proprio di sangue misto, di sangue africano ed europeo, era contrario per sua personale natura a tutte quelle barriere che invece il sistema della parte stabiliva fra una razza e l'altra. Quindi era un oppositore, però riesce ad avvicinarsi al primo ministro e poi a colpirlo quando decide di farlo, proprio grazie alla rigidità di quel sistema, perché il posto di commesso parlamentare che lui viene ad occupare era un posto riservato ai bianchi, e quindi, sebbene il suo profilo, la sua storia non convincessero del tutto i membri della commissione incaricata di assumere questo personale del Parlamento, pur tuttavia lo presero perché andava a riempire un posto riservato, come abbiamo detto, ai bianchi. Quindi è grazie alle norme dell'apartheid che questo nemico dell'apartheid, che però aveva la pelle molto chiara, tanto da essere considerato un bianco pur non essendo, secondo le stesse leggi dell'apartheid, a pieno titolo un bianco, è potuto arrivare nella zona riservatissima, dove poi ha colpito a morte il primo ministro, il presidente del Consiglio. Lei ha fatto riferimento al fatto che fosse meticcio in pratica. Ecco, perché era peggio essere meticcio che essere nero? Una questione identitaria, appunto. I neri erano esclusi da tutto, come sappiamo, da ogni diritto di proprietà, ogni diritto politico, e anche da numerosi o quasi tutti i diritti civili. Pur tuttavia la loro identità non veniva messa in discussione, e poi avevano dalla parte loro la forza del numero, che era anche una forza di solidarietà, erano tanti, si aiutavano gli uni con gli altri, si capivano gli uni con gli altri. I meticci erano dei bianchi decaduti, diciamo così, perché in un primo tempo avevano diritto di voto, a differenza dei neri che non l'avevano mai avuto, i meticci l'avevano avuto, ma poi con l'irrigidirsi della parte furono privati di questo diritto, quindi furono estromessi dalla zona di privilegio nella quale che era riservata appunto ai soli bianchi. Quindi li possiamo definire come dei bianchi e decaduti, e poi la loro identità era confusa, erano né carne né pesce, non erano appunto né bianchi né neri, non avevano un'identità propria, erano non qualche altra cosa. E questo rendeva la loro situazione sociale più complicata. Veronese, lei nel suo libro, nell'epilogo del suo libro Africa Reportage, ha scritto che gli uomini non sono tutti uguali, le razze esistono, si dividono in inferiori e superiori. Secondo lei però quella superiore a tutte è l'africana. Perché? Ma questa frase, che l'editore ha messo anche nella quarta di copertina del libro, è, come dire, un mio attestato di stima collettivo nei confronti degli africani. Io ho voluto appunto rovesciare i luoghi comuni razzisti di cui gli africani sono spesso, non sempre, ma molto spesso, e forse anche in maniera crescente sono vittime anche nel nostro paese, nella nostra società, e essendo stato un visitatore costante per moltissimi anni, essendomi trovato in un'infinità di situazioni in quel contesto, io ne ho ricavato un'ammirazione per dirò così, la capacità di vita, la capacità di sopravvivenza degli africani, e con questa frase un po' paradossale, un po' provocatoria, l'ho voluta esprimere.
La morte di Fairford certo non fece decadere l'apartheid, ma nell'articolo che apre il suo libro, appunto Africa Reportage, ha raccontato delle disposizioni in vigore verso la metà degli anni Ottanta riguardo ad esempio come dovevano essere i funerali dei neri uccisi e come proprio dalla violazione di queste regole si sia creata una ribellione che avrebbe poi portato alla caduta dell'apartheid. Sicuramente in quel periodo di tardo apartheid lo scontro divenne frontale, c'era cioè una rigidità proprio muro contro muro, lo scontro era molto violento e costò, come si sa, migliaia di morti, e appunto poiché ogni africano, ogni nero che moriva negli scontri veniva anche da morto arruolato nel movimento di resistenza e quindi i suoi funerali diventavano preteste a manifestazioni, perché le manifestazioni erano proibite, dunque ci si riuniva per il lutto, quello almeno era consentito, e fatalmente il funerale diventava una manifestazione, dunque vennero proibiti anche i cortei funebri, per cui questi funerali, perché altrimenti si andava dalla chiesa al cimitero in corteo ed era diventava una manifestazione che non poteva essere proibita perché si stava appunto portando un morto a seppellire, e quindi furono proibiti anche i cortei funebri e conseguentemente questi cortei si svolgevano con le macchine, insomma, e diventava invece di un corteo di pedoni un corteo di automobili, un po' come noi vediamo oggi, che ne so, dopo le partite allo stadio oppure i matrimoni, e così c'erano questi cortei di macchine, pulmini, camioncini eccetera, di cui però si capiva, diciamo, che immediatamente acquistavano un significato politico, insomma era una situazione un po' surreale in un clima di estrema violenza, insomma, che regnava all'epoca nel paese. Nell'aprile del 1994, appena 12 anni fa, si sono svolte le prime elezioni democratiche del Sudafrica. Lei c'era e ha commentato l'evento con una frase molto significativa: la giustizia viene per chi sa aspettarla. Beh, sicuramente questo è vero, perché appunto i neri del Sudafrica hanno atteso un secolo, vogliamo dire, almeno, che di poter esprimere la loro volontà di cittadini, e alla fine l'hanno ottenuta, a un costo molto alto, però l'hanno ottenuta, insomma la situazione era insostenibile, era fatale che prima o poi la parte crollasse, bisognava vedere quanto tempo ci sarebbe voluto e quante sofferenze ci sarebbero volute, ci è voluto molto tempo e molta sofferenza, ma poi è accaduta. Lei ha raccontato anche la passione di Steve Biko, uomo che secondo lei avrebbe potuto cambiare il destino del Sudafrica. Chi era? E perché lo definisce morto due volte? Steve Biko è un personaggio che mi ha sempre affascinato per il suo pensiero. Era un radicale, direi, non lo definirei un estremista, ma era sicuramente una persona che nel momento in cui alcuni bianchi sudafricani illuminati cercavano di gettare dei ponti, di aprire dei canali fra la minoranza bianca e i neri sudafricani, lui rifiutava questi ponti, questa mano tesa, e sosteneva che i neri dovevano far da sé. Quindi appariva, diciamo, ai bianchi ben pensanti, ai bianchi liberali, ai bianchi progressisti di quegli anni, parliamo degli anni 60-70, come qualcuno che rifiutava la loro mano tesa, quindi che li metteva a disagio, eccetera. Però il suo pensiero in realtà servì a ridare un senso di dignità ai neri sudafricani. Io ho definito morto due volte perché quello che mi ha colpito nella sua storia è il fatto che non solo lui appunto morì di percosse, di torture nelle carceri del Sudafrica della Parte, ma poi le forze dominanti nel movimento anti-apartheid, mi riferisco appunto all'African National Congress di Nelson Mandela, hanno fatto di tutto, io non so dire se in maniera consapevole o inconsapevole, ma questo è molto vistoso anche nel Sudafrica odierno, per, come dire, mettere in ombra la figura di Biko. Biko non è oggi nel firmamento dei grandi leader che hanno preparato la fine dell'apartheid, perché lui appunto apparteneva a un altro movimento, era su posizioni più radicali, e quindi in qualche maniera è stato messo nell'ombra. Mi colpì che nella autobiografia di Nelson Mandela Steve Biko non è citato neanche una volta, insomma. Quindi secondo me lui è stato, diciamo così, ucciso politicamente anche dai suoi compagni di lotto, da quelli che erano più vicini a lui, non soltanto dai suoi nemici. Van Verden, autore della biografia su Tsafendas, dice di averla scritta perché ritiene che per mezzo della sua storia sia possibile rendere in qualche modo il trauma sudafricano. Ci è riuscito secondo lei? Secondo me sì, ci è riuscito, perché nel corpo stesso, nella mente stessa di questo personaggio, dell'assassino,
si ritrovano tutti i dati di questa tragedia. Appunto, noi possiamo leggere la storia di Zafendas come quella di un uomo la cui natura, la cui identità, il fatto di partecipare di due culture, di due sangui, quello africano e quello europeo, non ha diritto di cittadinanza, non trova ospitalità in quel contesto di rigida separazione razziale, quindi deriva nella follia. La realtà lo rifiuta, non è lui che rifiuta la realtà, ma è la realtà che rifiuta lui. E quindi, ecco, il fatto che un uomo semplicemente non riesca a vivere la propria identità, la propria storia un po' più complicata di quella degli altri, perché appunto era figlio sicuramente di un'unione, non direi irregolare, ma insomma eccentrica, vogliamo dirla, o minoritaria, così non ha diritto di cittadinanza in quel contesto, ci dà l'idea della disumanità di quel contesto. E quindi secondo me la tragedia personale di Demetrios ci aiuta a capire proprio nel corpo e nella mente di un individuo, non già nelle grandi pagine della storia, la tragica assurdità di quel sistema. Sì, io sono d'accordo con quello, con questo, col fatto che questo libro ci aiuta a capire, insomma. Zafendas disse che l'Africa ha una caratteristica che manca al resto del mondo, il tempo per pensare. Lei, che l'Africa la conosce molto bene, è d'accordo con questa affermazione? Direi di sì. Da noi il tempo è denaro, si dice in Africa il tempo non ha grande valore commerciale, quindi ce n'è a iosa, ce n'è a disposizione, insomma l'importante è saperselo concedere, ma questo che è un tratto che fa spesso saltare i nervi al visitatore europeo abituato appunto alla scansione temporale, all'economia di tempo, è anche un grande fascino, insomma non c'è economia di tempo in Sudafrica, e ben lo può dire il povero Zafendas, che poi ha passato tutta la seconda metà della sua vita con delle giornate vuote, rinchiuso, come sappiamo, prima in prigione e poi in ospedale psichiatrico. E la cosa bella, tra l'altro, di quest'uomo, così come ci viene restituito dal libro, è che lui, essendo appunto partecipe delle due identità, di quella africana e di quella europea, poi a un certo punto della sua vita ha scelto quella africana, e lui, siccome lì ogni cittadino, ogni residente sudafricano era iscritto secondo la propria identità razziale, quindi portava i propri documenti di identità di bianco, di nero o di colorato, di colore, appunto di meticcio, lui decide, diciamo così, di derubricarsi, no? Lui vuole uscire dai ruoli dei bianchi ed essere iscritto ai ruoli dei colorati, come se lui scegliesse la propria africanità contro la propria identità europea, insomma. Quindi in un certo senso io mi sento anche vicino a lui in questo scegliere l'Africa, se non altro in senso ideale, ecco. Veronese, per concludere, lei ha definito l'Africa come un continente in marcia, verso cosa? Ma questo è molto difficile dirlo oggi, non saprei quale sarà la sorte di questo continente, che è un continente in difficoltà, un continente con mille problemi, un continente con mille errori anche propri, quindi non saprei dire dove sta andando l'Africa, è una domanda troppo enorme, però sicuramente l'Africa è in movimento, noi la vediamo da troppo lontano per accorgercene, però l'Africa è un continente, e questo, in questo senso penso la generalità sia consentita, perché anche dal punto di vista anagrafico è un continente di giovani, un continente di ragazzi, un continente dove la vita continua a esplodere, dove la vita continua a essere in qualche maniera voluta, scelta, amata. Sono usciti dei sondaggi tempo addietro molto interessanti, dal quale veniva fuori che l'Africa è il continente dove più diffuso è l'ottimismo e dove paradossalmente più gente è soddisfatta della propria condizione rispetto a noi, che siamo dei perenni scontenti. Quindi c'è una tale carica positiva, diciamo, nel modo di stare al mondo degli africani, che io credo non possa dare che del bene, insomma, prima o poi, ecco. Grazie a Pietro Veronese per essere stato con noi e a tutti voi che avete scelto la nostra compagnia. Vi ricordo che è Diana Vinci, la curatrice del nostro programma, che Manuel De Lucia ha curato la regia del dibattito, Ilaria Riccardi alle ricerche bibliografiche, Alessandro Molinari le musiche originali e Fiore Di Borio la realizzazione tecnica. Un grazie al regista della Storia in Giallo, Francesco Pannofino, e appuntamento a sabato prossimo, 16:52 su Radio 3. Da Antonella Ferrera a tutti una felice sera.
Le voci di oggi erano quelle di Daniela Barra, Norma Mozzato, Alberto Rossatti, Riccardo Rossi e Francesco Pannofino nel ruolo di Demetrios Tsafendas. Per riascoltare le puntate e per scriverci, visitate il nostro sito www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo, dove è attivo il servizio di podcasting. Il nostro indirizzo di posta elettronica è la storia in giallo @rai.it.